Buonasera, ben ritrovati. Questa sera naturalmente parleremo delle due partite che lo Spezia ha disputato tra domenica e ieri, con il pareggio contro naturalmente nel campionato, il pareggio contro la Cremonese, la vittoria ieri col passaggio del turno in Coppa Italia. Naturalmente siamo quasi alla vigilia anche dell'incontro con altro incontro importante con la Salernitana di sabato pomeriggio. Ne parleremo naturalmente con Enrico Lazzari. Ciao Enrico, Buonasera a tutti. con lui avremo anche da discutere alcuni episodi di domenica. Ha già spiegato qualcosa su alcune situazioni che ci sono state, poi magari le andiamo anche queste a rivedere. Nostro ospite questa sera, Alessandro Metti. Ciao Alessandro. C'era. Diciamo che è allenatore dei giovanili del Follo, quindi segui molto anche il calcio a livello giovanile di, diciamo, bambini proprio. Certo. Comunque con lui, anche con lui adesso parleremo appunto dello Spezia. Allora, Enrico, abbiamo velocemente da parlare di due partite, quindi cerchiamo di essere abbastanza veloci. Per quanto riguarda la partita di domenica scorsa, luci e ombre. Molti sono rimasti anche delusi, aspettavano qualcosa di più. Uno Spezia che è andato sotto subito, fatto un buon primo tempo, secondo tempo forse subito troppo, poi però alla fine ha avuto anche la palla per poter vincere questa partita. Ieri meglio, contro il Brescia, è passato il turno, un 3-1, ha giocato con molte riserve, altri giocatori che invece stanno recuperando. E un po' di condizione, ad esempio Verde, che anche lui è andato in gol, e quindi Certo. adesso staremo a vedere. Come ho detto, poi naturalmente dobbiamo anche andare a parlare di quest'altro incontro contro la Salernitana. Siamo quasi alla vigilia, quindi praticamente una settimana impegnativa. Ma i temi sono questi, insomma, questo cambio di modulo innanzitutto obbligatorio, obbligato un po' da parte del mister, che in altre situazioni contro le squadre che facevano il 4-3-3 o il 4-3-1-2 o 2-1, diciamo che a volte si vedono, si era tipo ieri ad esempio il Brescia ha fatto il 4-3-2-1, insomma, quindi squadre che cercavano di giocare in una maniera diversa rispetto alla difesa 3 o a 5 che si voglia dire, e Gotti in altre situazioni adattava un po' la squadra per cercare di andare a marcare a zona, a uomo, soprattutto quando c'era la fase difensiva. Stavolta invece è costretto a fare il 4-3-3 puro, anche se in realtà con la Cremonese mette Holm a fare l'esterno d'attacco a destra, quindi non un giocatore che magari fa l'esterno che va poi a calciare col piede sinistro, ma uno che vada sul fondo anche a creare una situazione dal cross. E questo però è importante perché ti permette un giocatore così di occupare l'area magari con più giocatori, anche chi viene da centrocampo, perché sai che quasi sicuramente da lui arriverà un cross, perché ultimamente è in grande stato di forma, ha una strapotenza fisica che gli permette di essere molto efficace quando va sulla fascia. E poi, riguardando la partita, diciamo, con la Cremonese, è riuscito anche a segnare in area di rigore, quindi diciamo è partita speciale per lui anche per questo motivo. C'è da dire che dovevamo sicuramente stare più attenti all'inizio, perché se prendi un gol al primo minuto parti da 0-1, quando parti da 0-1 in uno scontro diretto è sempre pericoloso, perché poi comincia a subentrare, se non riesci subito a recuperare il risultato possono cominciare a subentrare dei problemi anche psicologici nella squadra, che invece non sono venuti fuori perché la reazione c'è stata subito. La Cremonese probabilmente un po' perché era in vantaggio, un po' perché probabilmente ce la portava lo Spezia, si è messa dietro e ha provato solamente qualche contropiede isolato, e lì prima o poi una difesa secondo me che è attaccabile, quella della Cremonese, battibile a livello di singoli, perché gli mancano in questo momento giocatori importanti come Quirica e Szendrí. Quindi in questo momento abbiamo visto che infatti ha sofferto. Il gol procurato, diciamo, iniziato a centrocampo da Nzola, che si gira sul diretto avversario e poi punta la porta, il tocco per Agudelo, in realtà Bianchetti gli fa l'assist per il gol. È una situazione chiaramente
molto importante, perché ti fa, in un certo senso, fa capire l'importanza che ha Anzola in questo momento per questa squadra, e tutto sommato anche l'imprevedibilità che ti può dare Agudelo, anche se in realtà è un giocatore che deve migliorare sicuramente in alcuni aspetti, come ad esempio il portare un po' meno palla o essere più efficace quando arriva a ridosso dei 16 metri. L'essere andati subito in vantaggio ti ha portato in situazione di predominio. Però c'è da dire che questa Cremonese, già vista tante volte, almeno io ne ho viste tantissime partite, non ha mai poi abbandonato la partita, non l'abbandona quasi mai, anche quando è sotto di più di un gol. Noi abbiamo rischiato di andare sul 3-1, forse se fossimo andati sul 3-1 la partita l'avremmo controllata in maniera diversa, invece sei sempre rimasto lì nel bilico, e nel secondo tempo, quando la partita secondo me stava un po' pendendo dalla parte della Cremonese perché stava prendendo il sopravvento a centrocampo, ecco lì che in quel momento non dovevamo prendere gol. Poi lì c'è l'episodio che poi racconteremo magari dopo, sì. che dobbiamo spiegare come mai non sia stato dato il fuorigioco in quell'occasione, pur essendoci un fuorigioco all'inizio dell'azione, e poi c'è da dire che c'era anche una situazione di fallo di mano nel primo tempo sotto la curva piscina, dove penso fosse anche Alessandro domenica. Però nemmeno la Gazzetta dicono che doveva non essere dato, quindi... Ma allora, le immagini DAZN ci ha messo un po' a farcele rivedere. Quando nel replay di DAZN sembra quasi che la palla sfiori o prenda comunque la coscia o il fianco del giocatore, e quindi il braccio largo poi è una conseguenza di un tocco precedente. Però in realtà il braccio largo si vede anche... Sono d'accordo con te su questa interpretazione, se non per il fatto che la palla sarebbe sfilata e raggiunto il difensore che aveva le spalle, il nostro Holm che era alle spalle. Quindi sì, sì, sicuramente sì. Ne ha tratto vantaggio il difensore. Non riesco a capire per quale motivo anche il VAR non abbia dato un'interpretazione diversa. Ecco. Ah, c'è stato il controllo, perché a un certo punto... il controllo VAR c'è sempre, però l'arbitro non è stato mandato a vedere perché secondo loro non c'erano gli estremi. Ieri, ad esempio, è successo un fatto simile con Kivior nel secondo tempo, che per rinviare ha il braccio largo, però calcia col destro, rinviando la palla gli picchia sul braccio e poi va via. In questo caso è proprio codificato che non è rigore. Nei casi in cui però la palla ti prende addosso e tu hai il braccio largo, non sempre, e ricordiamoci il rigore dato l'anno scorso con l'Atalanta, penso fosse Sala davanti alla porta, sì. Che prima la prende, prima sul, la fianco, prende sul fianco e poi la prende sulla mano, esatto. Ma è vicino alla porta, poteva andare la palla verso la porta, e quindi l'arbitro lì ha considerato che nonostante la prenda anche con un'altra parte, viene considerato lo stesso un fallo da rigore. Quindi poi quest'anno sono cambiate ulteriormente alcune cose, tipo il fuorigioco di cui parleremo dopo. Volevo solo finire con la disamina della partita. È chiaro che una volta raggiunto il pareggio la Cremonese ha avuto anche quel periodo di 15-20 minuti in cui ci ha creduto di poterla vincere, perché lo Spezia nel mezzo faceva fatica. Poi il mister ha messo in Tech Dal, che ha cercato di equilibrare il centrocampo, tolto Agudelo, in effetti ha inserito Maldini che comunque giocava davanti, però il centrocampo si è un pochino equilibrato, e a quel punto nell'ultimo quarto d'ora lo Spezia poteva vincere, perché ha avuto due o tre occasioni per poterla vincere. Ecco, diciamo che la partita di domenica può lasciare un po' di rammarico, perché le occasioni le ha avute alla fine, ma la Cremonese ha pareggiato ad esempio anche a Bergamo con l'Atalanta, che è prima in classifica, e quindi è una squadra che fuori casa è molto temibile, perché ha dei contropiedisti di primo piano, conosciamo Kerek, poi Afenajan, poi gli altri, lo stesso Dessert, che è comunque un giocatore interessante là in area di rigore. Poi adesso parleremo un po' della partita di Coppa Italia dopo. Sì, sì, esatto. No, volevo tornare ancora brevemente anche sulla partita di domenica, adesso al di là dell'episodio che poi adesso andiamo almeno a parola ad analizzare, è stato analizzato domenica scorsa nel Dopo le Aquile, però magari lo andiamo a rivedere, quello sul pareggio della Cremonese. Allora Alessandro, abbiamo sentito un po' la disamina in questo caso di Enrico, non so se sei d'accordo su tutto, se c'è qualcosa, diciamo che a molti ha lasciato anche un po' di rammarico, perché magari ci si aspettava
una vittoria, poter anche allungare sul fondo classifica, anche se poi alla fine diciamo che sul fondo classifica un punto in più l'ha preso, perché le altre poi non ha fatto risultato. La squadra è 8, l'altra 3, quella che ha 8 deve cercare prima di tutto di non perdere, esatto. Questo è il mio pensiero. Poi è ovvio che chi ha 3 prova anche a vincerla, poi anche quella che ha 8 prova a vincerla, ma se io devo perdere preferisco magari un pareggio che non rischiare di perdere. Certo. Almeno questa è la mia idea. Vabbè, sentiamo Alessandro. Ma io ritengo che la partita sia stata condizionata dal gol preso subito, che tra l'altro non è stata conseguenza diretta del primo errore di chi ha ricevuto palla dopo la battuta del calcio d'inizio, ma di una sfortunata palla che è finita nei piedi del giocatore e di un'uscita. Esatto. E detto questo, la partita è stata condizionata da questo, perché lo Spezia ha dovuto rincorrere subito il risultato, proprio per il discorso che faceva Enrico, cioè che queste partite qua è molto meglio non perderle. E quindi, secondo me, ci sono stati quei 25-30 minuti di grande intensità da parte di tutto l'organico, che praticamente ha giocato quasi nella metà campo della Cremonese, salvo qualche sporadico lancio lungo, che comunque è sempre stato ben controllato dalla difesa. E credo che questo sforzo sia stato pagato nella ripresa, forse una piccola mancanza di concentrazione nella ripresa. Tenete presente che quando si ricomincia le partite dopo l'intervallo non è mai facile ritornare in campo con la solita attenzione, con la solita energia che si ha non appena finito. Tant'è vero che la maggior parte dei gol vengono fatti o allo scadere o all'inizio dei tempi, questo è proprio statistico. Il tema di aver subito un pochettino l'avversario durante l'arco della partita credo che sia fisiologico comunque, di una squadra che ancora, almeno in alcuni reparti, non ha i 90 minuti pieni, perché secondo il mio modesto parere alcuni giocatori hanno un pochettino di difficoltà a gestire l'intera partita. Chiaramente il centrocampo è la parte che in questo tipo di partite ha più dispendio di energie, e quindi io ho visto un Buriabia con una prima parte diciamo che ha fatto una gran partita, mentre nella seconda parte si è prestato un pochettino. Tra l'altro credo che abbia un pochettino abbia accorciato sulla giocazione, cioè si è messo a giocare un pochettino più davanti alla difesa, lasciando la parte più avanti, sì, in modo da averci un po' meno corsa, anche perché nella maggior parte delle volte era costretto a rincorrere per 7, 8, 10 metri un avversario che comunque gli portava via il tempo. Per il resto sì, rammarico per la vittoria, ma credo che abbiano fatto una partita onesta sotto tutti i punti di vista. Io qualche errore tecnico dovuto secondo me più che altro alla stanchezza e alla mancanza di lucidità mentale. I passaggi a volte non sono precisi, ma stiamo parlando comunque di giocare. Esatto. Diciamo che sotto certi punti di vista questo sforzo che poi ha fatto la Cremonese durante il secondo tempo, forse nel finale l'ha un po' pagato, perché poi esatto. È ritornato fuori lo Spezia che ha avuto appunto anche la palla gol. Poi comunque l'inserimento di un giocatore di primo piano come Verde comporta anche una maggiore attenzione da parte della retroguardia della squadra, perché comunque è un giocatore che inventa, che ha delle idee, può scoccare il tiro anche dalla tre quarti, insomma ha un certo tipo di gioco che mette comunque una pressione in qualsiasi difesa, anche di squadre più diciamo attrezzate che la Cremonese. Quindi ogni volta che la palla finiva da quelle parti lì, la difesa avversaria cercava di porre di meglio. Tante volte ci riusciva, tante volte no. Siamo stati sfortunati sicuramente in due conclusioni nitide. Una che è stata, mi sembra, deviata su una conclusione di Giasi, è stata toccata perché poteva sicuramente essere un tiro più pericoloso, e poi mi sembra una conclusione di Maldini, che io purtroppo non ho visto bene perché ero in curva alla piscina, che è stata parata da questo futuro Carnesecchi, che pare non dovesse giocare, ma invece ha giocato e pare che abbia attirato l'attenzione di squadre. Sì, comunque è sempre un portiere che era considerato, tra le altre cose era stato uno dei papabili a suo tempo
poi ci aveva avuto l'infortunio, rientrava praticamente. Ma guarda, allora Radu ha giocato Canessecchi perché Radu si è fatto male in settimana. Quindi no, però ecco, Canessecchi è un giocatore, sì, è vero, era stato anche uno dei papabili, però lo Spezia poi ha valutato il fatto che sarebbe stato disponibile per i primi di ottobre. Sì, aveva dei problemi. E quindi si era fatto male alla spalla. Probabilmente, diciamo, questo lungo stop probabilmente ha fatto sì che lo Spezia andasse su un portiere affidabile da subito, e dobbiamo dire che su Dragoschi non ci si può assolutamente lamentare in questo momento. Canessecchi però è stato il migliore in campo della Cremonese, quindi questo vuol dire anche che lo Spezia vicino al gol ci è andato più volte, e nel finale appunto sì, è vero che Maldini forse lì, diciamo che sono le classiche situazioni in cui è un po' a metà tra l'errore dell'attaccante, che forse poteva angolarla di più, e la parata del portiere, che invece intuisce dove la tiri, perché Maldini poteva andare in controtempo e quindi tirargliela alla sinistra e lui forse non l'avrebbe presa, oppure angolarla di più e lì non ci sarebbe arrivato, ha praticamente il suo piatto è al centro della porta, forte, provare a vedere se lì va in porta. Come capita magari che ti capita di colpire la palla quando sei a centro area, ti arriva un pallone, lo calci verso la porta dicendo il portiere è spostato, spero che mi vada dentro. Invece Canessecchi è stato bravo, anche sul tiro successivo di Verde è stato bravo. Sì. Quindi nel finale, diciamo, lui ha salvato la partita, partita che poteva tranquillamente finire un vantaggio nostro, come è vero, la Cremonese ha avuto alcune occasioni, però parate di Drongoschi, a parte quando si è disteso sul suo palo, ma forse la palla andava anche fuori, su un tiro da fuori area di Ascasibar, se non sbaglio, è stato un giocatore biondino che è entrato dopo della Cremonese, che ha un po' equilibrato il centrocampo loro. Sì. Loro hanno sofferto nel primo tempo il nostro centrocampo, noi nel secondo abbiamo sofferto il loro per l'ingresso di questo ragazzo che è uno rapido. E quindi, sai, poi gli equilibri nelle partite, cioè le partite a volte hanno tanti step, no? Diversi. Cioè, è difficile che una partita vada 90 minuti da una parte, a meno che non è una squadra favolosa contro una squadra di ultima. È chiaro di che a questi livelli anche l'ingresso di un solo giocatore, come dicevo, di Verdi, può cambiare la partita. Questo ragazzo di cui parlavi, che è entrato, mi sembra, all'inizio del secondo tempo. Argentino, no? Ascasibar, sì. Sì, ha un'ottima gamba, ha anche un ottimo senso della posizione, un ottimo appoggio. Mi ricorda un pochettino... Non fare nomi clamorosi. No, il nostro centrocampista che poi non ha rinnovato, non mi ricordo il nome. Ah, Ricci. Ricci, sì. Più o meno hanno, diciamo, fisicamente sono... Un giocatore che io ho apprezzato tantissimo per la sua dote di essere un muretto perfetto. Era il classico giocatore da cui potevi avere sostegno sempre, lo avevi sempre nel punto giusto, al momento che dovevi fare uno scarico o, certo, o un disimpegno. Ti ripeto, io credo che la partita sia stata, cioè la vittoria la meritava più lo Spezia che la Cremonese per le occasioni create, ma per come è andata poi alla fine credo che il punto sia giusto, meritato, e non credo che ci debbano essere rammarichi, ecco, perché poi muovi la classifica, arrivi portiere, quasi alla parità, no? Il portiere fa comunque parte degli 11 giocatori, quindi se il portiere fa delle parate. Allora, abbiamo delle domande, anche delle considerazioni, poi andiamo anche a... c'è anche la questione del fuorigioco. Allora, intanto c'è un nostro ascoltatore che dice: anch'io arrabbiato per il 2-2 con la Cremonese, ma se Maldini faceva il 3-2 parliamo di altro. Lì più che bravo il portiere, male Maldini, gli ha tirato addosso, peccato. Questo vabbè, ne abbiamo adesso addosso parlato. Addosso no, perché si è dovuto buttare sulla sua destra, proprio tirato addosso no. Però è chiaro che se gli tira al centro della porta è più facile. Invece Fabrizio dice: pareggio in casa rischiando di perdere la Cremonese, un risultato deludente. Mi auguro che anche stasera non trovate solo aspetti positivi, un po' di critica costruttiva ci vuole, non può essere sempre sfortuna o colpa degli arbitri. Arbitri non li abbiamo mai tirati. Ma quando mai diciamo che è sfortuna? No, questi qui non li abbiamo mai tirati in ballo. Se si gioca così a Salerno finisce come le altre ma 5. Se si gioca così a Salerno, così come? Se si gioca così... Così come con la Cremonese. Eh no, perché ci sono tanti tratti di partita. Cioè,
Se fai la mezz'ora che abbiamo fatto, probabilmente anche a Salerno fai benissimo. Se riusciamo a creare le solite occasioni che abbiamo creato con la Cremonese a Salerno, già la squadra è un livello, perché mi accontenterei di creare le solite occasioni. È nettamente superiore alla Cremonese, ecco. Poi anche un allenatore abbastanza titolato, no? Nel senso che è un buon allenatore. E quindi credo che riuscire a fare una partita così fuori casa, a Salerno, in un campo come quello lì, sarebbe veramente di buono. Una buona cosa, ecco. No, volevo aggiungere una cosa, Ale, perché purtroppo io capisco, poi ci sono anche quelli che guardano tutte le partite, intendiamoci, non voglio dire che chi ci ascolta non vede le altre partite di Serie A. Speriamo. No, perché evidentemente ce ne saranno tanti come posso essere, cioè io di solito se riesco le vedo tutte, no? Ma non solo per informarmi, perché mi piace anche vederle, ma anche per informarmi sul campionato, no? Quindi penso che lo faranno anche in tanti a casa. Però se uno ha seguito le partite della Cremonese da qui, tutte le partite fuori casa soprattutto la Cremonese, perché in casa poi è portata forse anche troppo a eccedere, no? Si sbilanciano, si buttano tutti là, perché loro, Alvini ha questo modo di giocare, questo 4-2-3-1 che porta tutti a giocare là, spesso e volentieri, no? E quindi vogliono andare a vincere la partita, ci mancherebbe, giusto così. Lo fa anche l'Atalanta, ma lo fanno tante diversi. Squadre, però a un certo punto bisogna capire dove, appunto, dove c'è l'equilibrio di squadra, poi, perché se ti butti avanti spesso e volentieri rischi di prendere gol. Ma detto questo, e la Cremonese ha i suoi problemi e noi abbiamo i nostri, cioè se uno ha visto le partite fuori casa della Cremonese ha sempre visto che la Cremonese ha sempre messo in difficoltà a tutti. Pareggiare con l'Atalanta in casa dell'Atalanta penso che non sia da tutti, e loro addirittura all'inizio, alla fine hanno rischiato anche di vincerla. Lo stesso si può dire a Firenze. A Firenze hanno perso per un calcio d'angolo alla fine, cioè, quindi considerare il pareggio con la Cremonese in casa un risultato deludente con l'ultimo in classifica vuol dire non aver visto le altre partite della Cremonese. Io credo che abbiano perso anche tutto Fagioli, qua, che comunque l'anno scorso aveva fatto un buon campionato con la Cremonese e tirava un pochettino più sul livello, perché comunque è un uomo di centrocampo che dà parecchia qualità. E, secondo me è molto più bravo. Loro c'avano anche... Zalimacchia ce l'hanno ancora. Cioè, è quello Gaetano, quello che il Napoli si è tenuto. Sì, anche però ha comprato Kerek, ha comprato Dessert da davanti, insomma, ha comprato dei giocatori comunque importante, anche se De Ser finora ha fatto solo un gol e ci si aspettava qualcosa in più, però è un giocatore che là davanti ti mette sempre in difficoltà, ha creato due o tre situazioni. Allora, poi abbiamo delle domande per quanto riguarda i due gol. Allora, tanto cominciamo dal primo. Dice: ciao, mi spiegate quest'anno quando il fallo di mano in area è rigore? Non ne fischiano più uno, grazie. Quando è che è rigore il fallo di mano alla fine? No, non è che non ne fischiano più uno. Diciamo che nel corso degli anni è stato un po' aggiustato questo discorso dei falli di mano, perché in Italia venivano concessi il doppio dei rigori sul fallo di mano che rispetto all'estero. Quindi, dato che il board, cioè l'international board che decide le regole generali, no, in tutto il mondo, è uguale per tutti, era impossibile che in Italia ne davano il doppio e dalle altre parti no. Allora si è cercato di correggere alcune cose. È chiaro che se il braccio è largo ed è una situazione nella quale volontarietà o no tu impedisci alla palla di andare verso un giocatore avversario o verso la porta, o comunque creare una situazione di vantaggio a te se devi la palla con la mano e il braccio è abbastanza largo rispetto al corpo, è sempre rigore. Se il braccio è attaccato al corpo, anche se fa una specie di angolo così, a meno che tu non lo allarghi apposta, Vlahovic ultimamente col Milan a Milano la prende così, la prende qua, però non è rigore, ok? Perché? Perché c'ha il braccio un pochino, fa anche un pochino così, però il braccio si considera attaccato al corpo, lo stesso se il braccio lo tieni lungo il corpo. Diciamo che ci sono situazioni in cui il braccio invece ha una posizione che non è oltre i 45 gradi, che anche lì bisogna averci il goniometro, e in quei casi, cioè se il braccio non è oltre i 45 gradi, se viene colpito dalla palla va un po' a discrezione dell'arbitro, ma normalmente non viene dato rigore. Nel caso però in cui colpisca un'altra parte del corpo, normalmente viene depenalizzato il fallo di mano.
A meno che non stai andando dentro in porta per dire la palla, no? Se tu, per dire, c'è il braccio largo, ti prende sulla coscia, prende il braccio e andava in porta, allora lì sì che è rigore. Se invece, come nel caso dello Spezia, sei in una posizione dell'area di rigore defilata, in cui la palla sarebbe vero andata a un nostro giocatore, ma non davanti alla porta per segnare, che poteva rifare un cross, a quel punto, se ha preso un'altra parte del corpo, come sembra abbia fatto nell'ultima partita, allora in quel caso non è calcio di rigore. Da dietro, dalla curva piscina, sembrava, io ho visto delle immagini, sembrava molto rigore che non avesse sì, toccato. Sì, perché non però... si vede l'eventuale tocco, no, perché il giocatore è in linea con la curva. Io l'ho vista il tocco della gamba. Il problema è che comunque lui ne ha tratto vantaggio, perché se non avesse avuto il braccio, tipo un giocatore del biliardino, la palla sarebbe andata dietro. Ma è stato depenalizzato, è uno di quelli che sono stati depenalizzati. È la stessa cosa per cui se io ho la palla e dribblo un giocatore verso andando fuori dall'area, cioè nella posizione opposta, dove devo andare, mi falciano e sempre rigore. Quello sì. Ecco, allora, in questo caso non è proprio come stai dicendo te, cioè questa è una cosa che è al limite, così, nel senso che è proprio al limite. E infatti lui dice che è la discrezione dell'arbitro. È così, Io una situazione di questo genere, personalmente non sono un arbitro, ma... se ne vedono, ci sono delle volte che sono d'accordo, quello di Vlahovic che dici te, secondo me c'è andato apposta a deviarla, perché non ci sarebbe arrivato con l'altra parte del corpo. Però c'è un braccio attaccato, sì. È uno di quelli che si è stato depenalizzato, se no un po' di due anni fa erano rigori tutti. Il rigore che abbiamo preso contro la Lazio, che di picchia, due anni fa, che picchia no, qua sulla spalla praticamente di Marchisio. Poi va a finire qui, due anni fa era rigore. Quest'anno però sono due giocatori che sono praticamente quasi in volo insieme e la palla picchia, sì, non se ne accorge nemmeno. Ma questo qua la mano ce l'ha messa, perché se no, ripeto... Il VAR non ha richiamato l'arbitro, quindi l'arbitro non l'ha potuto rivalutare un chiaro errore, anche se ci poteva essere, però non era così ieri grave. Ieri è stato annullato un gol allo Spezia con il VAR, è una situazione diversa, però è stato annullato un gol allo Spezia che anche li fa discutere. Perché? Perché rispetto al regolamento, allora, il VAR annulla il gol perché... quando il portiere salta per prendere la palla, Strelez allarga un pochino il braccio e va a toccare il fianco del portiere. Ma dal replay non si capisce l'intensità di questo tocco, cioè se veramente sbilancia il portiere o no. È una cosa che l'arbitro avrebbe dovuto, l'arbitro la penna, vabbè, lasciamo perdere il suo passato, avrebbe dovuto vedere subito. Invece cosa fa lui? Dai il gol, viene richiamato dal VAR, Marini di Roma, amici con la penna, sono tutti e due di Roma 1, quindi è difficile che quando Marini richiama la penna al VAR questo dica no dai sbagli, quindi sicuramente dice sì, hai ragione. Vabbè, questo non lo perché sappiamo. un tocco c'è, ma quanto è intenso, infatti normalmente questi tocchi in area di rigore, queste spinte in area di rigore, queste cose qua, il VAR non richiama più. Però sul portiere... È diverso il portiere. Sul portiere, in effetti, se tu lo tocchi e lo sbilanci, però se il portiere mentre salta prende il braccio tuo che è largo perché magari sei lì, cioè ti tocca lo stesso, ma è il portiere che ti ha preso, quindi non sei te che ci vai. E lì è molto sottile, no, questa cosa. Quindi anche ieri questa decisione ha fatto discutere. Vabbè, speriamo che comunque dai prossimi magari qualche rigore anche qui. Allora, Massimo, scusa, a questo punto diciamo anche l'ultimo, quello del fuorigioco, così almeno chiudiamo la questione. Sì, perché allora ho un paio di ancora domande, ancora sempre sulle variazioni, quindi le spieghiamo tutte. Buonasera, ma sul primo gol il giocatore che tocca alla fine il pallone e fa rete non era in partenza in fuorigioco? No, perché è un cross da praticamente quasi dalla riga di fondo. Quindi ok, all'inizio nella, no, è quasi dalla riga di fondo, però lui poi si va avanti, non scavetta il portiere, peraltro non è facile quel gol lì perché stiamo lui si del porta primo avanti gol, la primo la... gol dopo col dopo sinistro un minuto. Scavalca il portiere in uscita, che comunque è una cosa che è grosso andare a scavalcare, lui riesce a scavalcarlo, poi arriva ad essere lo appoggia in porta, non è fuori gioco perché la palla è già oltre la sì, linea, però del... c'è lui dice all'inizio dell'azione prima che si arrivasse. No, non è fuori cioè gioco. Lui parte fuori gioco, fuori però gioco. Poi l'azione continua, quindi è fuori gioco. Ah, dici De Ser. Sì, esatto. La palla non va a lui, non va a lui. Gioco. Quindi poi invece
Invece qualcuno dice ok, la regola del fuorigioco, ma purtroppo Nicolau ha sbagliato, questo siamo, cioè l'uscita è stata sbagliata poi alla fine. Ora, invece Gli errori nei gol ci sono sempre. torniamo alla discussione del fuorigioco, perché effettivamente il fuorigioco c'è Sull'azione sì. sull'azione, sull'inizio azione. Allora, c'è un lancio in profondità per Dessert che è oltre Caldara. Ovviamente non possiamo far vedere le immagini perché, come saprete bene, non abbiamo la possibilità di farvelo vedere, però il lancio è oltre Caldara verso Dessert che è davanti alla porta. È 2 metri oltre Caldara. Quindi, però Caldara cosa fa? La colpisce di testa per inviare, perché non può essere sicuro al 100% che alle sue spalle c'è uno in fuorigioco. Normalmente un'azione del genere, fino a quando non c'era il VAR, normalmente il guardialine, quando vedeva un'azione del genere, tirava sulla bandierina, ok? Perché segnalava un fuorigioco che c'era. Perché il giocatore è costretto a rinviare, la palla va nuovamente, si rimette in gioco, può prenderla un giocatore della squadra avversaria, può prenderla un tuo giocatore, ma se c'è uno alle spalle in fuorigioco, alzi la bandierina e viene dato il fuorigioco. Questo è il regolamento quando non c'era il VAR, che i guardialini alzavano la bandierina quando c'era un fuorigioco, cioè non facevano come fanno ora, che Invece aspettano che finisca andiamo al l'azione. punto di adesso. Proprio perché adesso aspettano che finisca l'azione, che cosa succede da quest'anno? Gli arbitri lo hanno spiegato alle squadre prima dell'inizio del campionato, quando fanno l'incontro con le squadre e spiegano le regole che cambiano. L'anno scorso questo sarebbe stato comunque considerato un fuorigioco e quindi il gol sarebbe stato annullato. Perché quest'anno non è fuorigioco? Perché in questi casi è stato Perché ci è capitato deciso. a noi, Come? perché è capitato È allo certo, Spezia, come al solito. Noi è siamo le capie, no? capitato allo Spezia. Perché cosa succede? È vero che Caldara respinge, però una volta che respinge Caldara, se avesse preso la palla subito, un giocatore della Cremonese avesse tirato in porta e avesse segnato, allora lì sì che veniva annullato il gol. Perché non si depenalizzava l'azione, perché era lo svolgimento dell'azione stessa. Quindi, respinta di Caldara, uomo in fuorigioco, tiro da fuori, gol annullato per fuorigioco. Datosi che Caldara ha respinto, la palla va verso Nicolao, Nicolao che sta già guardando il guardialine, arrabbiato perché non ha sbandierato ancora, e invece di stare attento a dove rinviare, rinvia lì vicino e la dà a un giocatore della Cremonese. Quindi l'errore Non c'è è che in l'ha data questo un caso. giocatore della Vabbè, ha Cremonese, la voleva passare a provato, Giasi. no, la voleva passare a Che Giasi, ma Giasi stava Giasi partendo in ha fatto il contropiede. movimento Quindi, sbagliato. esatto, invece di venire incontro è andato nella profondità. Esatto, Allora, esatto. cosa succede? A questo punto, Nicolao, io ho detto lo dà a un giocatore della Cremonese perché non c'è Giasi in quel momento lì, lui pensava che Giasi venisse incontro, invece fa il movimento e va nella profondità. Allora, Qui si cosa? azzera tutto a questo E punto. qui lui a quel punto sbaglia il tocco perché invece di fare un tocco di 15 metri deve fare un lancio di 30, hai capito? E quindi a quel punto non ce la fa più e la appoggia a 15 metri. A questo punto parte un'azione nuova. La Cremonese va, il giocatore della Cremonese che recupera palla avanza di 10 metri e poi fa il cross verso l'area di rigore. Sul primo palo c'è un giocatore in fuorigioco, ma ininfluente perché non sarebbe mai arrivato sulla palla e quindi altra cosa che c'è in quell'azione, cioè un altro fuorigioco. E poi la palla arriva sul secondo palo al giocatore che veramente colpisce, che è marcato Damian, che arriva in ritardo. La depenalizzazione c'è perché Nicolau ha rinviato. Se Nicolao la buttava in fallo laterale perché, e si lamentava con l'arbitro, magari il guardialine avrebbe alzato a quel punto la bandierina e sarebbe finita lì l'azione. Lui prova a ripartire, come è giusto che sia, perché c'hai Certo, la palla tra i piedi te, abbiamo spiegato poi va bene, dal credo. guardialine e si arrabbia, perché giustamente dice lo devi sbandierare. Il guardialine gli ricorda che da quest'anno non si Non fa si più. sbanderà più. Ok.
Voglio vedere te spiegargli ai bambini tutte queste cose dei fuorigioco. Vabbè, ma i bambini per fortuna non ce l'avete, ce l'avete. Quest'anno gioco a 7, quindi non ho. Non ce l'ho il fuorigioco. Quando vai a 11 però. Anzi, gli spiego come si fa a stare davanti al portiere mentre tutti gli altri sono dall'altra parte. Ah, va bene, allora vedi. Pensa che c'è chi vorrebbe abolirlo il fuorigioco, no? Vedremo in centravanti sulla vedi che lui è già in avanti a spiegare come stare davanti al portiere, un po' come ho fatto io per tanti anni, esatto. Davanti alla porta. Ma mai corso davanti alla porta. Il problema è che la palla bisogna portarcela lì. Sì, vabbè, ma sai, tante volte me la lanciavano, poi io mi difendevo in area di rigore. Quindi. Va bene. Allora, com'è possibile che in ogni partita inizio secondo tempo regaliamo sempre 15 o più all'avversario? Risponde, con la Cremonese mezz'ora vorrei un vostro parere. Alessandro. Questo è una domanda interessante. Che credo che mister Gotti abbia sicuramente la cura. È chiaro che mancano dei giocatori che comunque possono impensierire di più l'avversario rispetto a quelli che vengono schierati attualmente e quindi comportano anche una presa di coscienza dell'avversario che ha una spinta maggiore. Ritengo che sia una questione di concentrazione, ma questo dura di solito qualche minuto, si può prendere il caso del gol che abbiamo subito all'inizio e quindi questo potrebbe essere una questione di concentrazione. Ma per i 10-20 minuti, diciamo che le squadre in campo sono due e si dà un po' come si cerca di dare una stoccata a testa, cioè o la squadra è nettamente superiore e gioca nella metà campo dell'avversario, ma tante volte è inefficace. Vediamo la Juventus, per esempio, che gioca delle mezz'ore intere nella metà campo avversaria, ma non ottiene niente. E poi sta mezz'ore intere nella sua. Mezz'ora è stata di qua. Oppure quando gioca nella sua metà campo e non ottiene niente lo stesso. Io credo che interpretare una gara di calcio e essere pericolosi e propositivi per 90 minuti sia quasi impossibile, specialmente nei livelli di cui stiamo parlando. Se noi. Più o meno c'è equilibrio tra le squadre. Se c'è equilibrio tra le squadre, è chiaro che devi subire e devi cercare di fare male all'avversario. La differenza sta nel riuscire a fare più male all'avversario. Ora, io credo che questa squadra qua sia una squadra ben messa in campo, con un grande allenatore, ma che abbia un attacco un pochettino spuntato. Perché nonostante la strapotere fisico di questo Nzola, che quest'anno sta facendo un'annata ottima, io sono uno che vorrei vedergli una seconda punta che gli gira intorno. Vorrei vedere degli inserimenti dei centrocampisti che raramente vedo sulle sponde che fa lui. Cioè, fermo che lui prende la palla sempre di spalla alla porta e succede anche al limite dell'area, cosa che non fa Vlahovic. Vlahovic la riceve a 25 metri dalla porta, quindi inefficace assolutamente. Lui riceve palla anche davanti all'area diversi, e tante volte, l'appoggio per chi gliela data, diciamo, o il sostegno dietro, per poi mettere una palla infiltrante, si vede poche volte. Preferiamo sempre andare a giocare sugli esterni. Cioè manca quel personaggio che fa la corsa alle spalle di Nzola. E questo lo fa una seconda punta, un Brevilini, un Francolino Fiore, cioè gente, o potrebbe essere anche questo Strelec che tu dici che di cui si parla un gran bene e che ha dimostrato che per adesso due gol ha fatti. Allora, abbiamo anche delle domande appunto anche su Strelec, poi adesso poi parliamo anche della partita di ieri che ha visto appunto Strelec che è stato protagonista. Ci chiedono ogni palla che tocca, segna, ora in avanti scalpitano in diversi perché... Ogni palla fa gol, chi è che è? Come si chiede? Vabbè, toccate due, vabbè, due gol. Segna sempre lui, diceva Carletto, quando Ganzo segnava. Esatto. No, vabbè, è un altro giocatore che... Vabbè, allora... Mi riaggancio al discorso che faceva Alessandro sull'attacco, no? Dobbiamo dire che per questa parte iniziale dell'anno è stato anche sfortunato Gotti, perché al di là del fatto che poi possa aver avuto l'intenzione dall'inizio di andare avanti col 3-5-2, perché secondo lui, e penso che ne sia ancora convinto, sia il modulo migliore per questa squadra per gli esterni che ha, no?
perché in effetti se andiamo a vedere bene Rezza e Holm sono gli esterni, sono i giocatori perfetti per una squadra che gioca col 3-5-2, no? Perché fanno tutta la fascia, perché sono potenti, perché fanno anche un po' di fase difensiva entrambi. Però questa squadra negli anni scorsi ha sempre giocato col 4-3-3. Quindi cosa succede? Sono giocatori abituati a giocare col 4-3-3 e qualcuno invece nuovo magari, o che nel 4-3-3 adattavi, come Rezza ad esempio, che adattavi a fare il terzino, che adesso invece è tornato a giocare nel suo ruolo. Quindi alcuni giocatori ne hanno giovato, altri ne hanno sicuramente avuto qualcosa in meno. Ad esempio all'inizio già si giocava tutta fascia e allora, e l'ha detto anche Gotti l'altro giorno, non lo sto dicendo io, quando nella conferenza stampa a fine gara, dato che gli è stato rimproverato che poteva giocare col 3-5-2 contro la Cremonese, no? E che ha cambiato troppe cose, che ha messo Chivio a centrocampo, che ha cambiato dietro, eccetera, eccetera. Allora lui ha detto, quando ho messo Giasi, perché gli ha detto, potevi mettere Giasi a fare tutta fascia. E lui dice, quando ho messo Giasi a fare tutta fascia, mi siete lamentati perché era troppo lontano dalla porta. Quando lo metto seconda punta, vi lamentate perché c'è troppo vicino alla porta. Allora dove lo devo mettere? A fare il terzo nell'attacco a tre. Che è, poi sarebbe il ruolo che lui fa meglio, cioè partire un pochino più da lontano, avere l'opportunità di puntare l'uomo, magari andare al cross, oppure provare a calciare col destro, cose che lui sa fare bene. La seconda punta, come diceva Alessandro prima, cioè andare ad attaccare la profondità sul tocco sulle possibili sponde di Nzola, è un'altra cosa che lui, secondo me, sa fare, ma che non è facile quando vai ad attaccare la porta in due. Quindi bisogna andarci in di più. Allora, però, se ti sbilanci in di più, succede che poi ti scopri. Cioè, c'è sempre l'equilibrio di squadra. Allora, bisogna essere, secondo me, in queste 10 partite, Gotti ha cercato di capire quali potevano essere i lati positivi di un certo tipo di sistema, i lati negativi. È chiaro che giocare contro squadre di prima fascia non ci ha favorito, perché è chiaro che in quelle partite lì ti ritrovi sempre a dire ma con chi gioco, tanto mi battono lo stesso. Per dire, se la Lazio è in giornata, possiamo giocare anche tutti sulla riga di porta, la Lazio ti batte lo stesso. Se la Lazio non è in giornata, è un discorso diverso. Per dire, ha pareggiato 0-0 con l'Udinese in casa, l'Udinese sta facendo un campionato straordinario, ma è bastato che si infortunasse Immobile, che tutto lo stadio si è afflosciato, che la Lazio non sapesse più creare un'azione da gol, eppure hanno giocatori velocissimi davanti, a prescindere dal centravanti. Per dire, ci può giocare anche Milinkovic-Savic centravanti nella Lazio, no? Per la fisicità che ha, per tutte quelle che sono le condizioni. E magari gli altri gli girano intorno e va in gol come ti pare. Quindi è sempre difficile. Infatti, quello che ha detto il mister, e qui entriamo un po' anche nella sfera di Salerno, quando gli abbiamo chiesto ieri cosa prepara per Salerno, cioè se rimane col 4-3-3, se prova a rifare il 3-5-2, eccetera. Lui ha detto, a prescindere dal modulo, noi dovremmo essere bravi a offendere, cioè essere bravi anche a offendere, ma mantenendo l'equilibrio di squadra. Perché se noi siamo bravi a offendere e poi non manteniamo l'equilibrio di squadra, diventa difficile. Perché contro squadre che comunque hanno qualità, e la Salernitana sfrutta il pubblico, come facciamo noi qua, Anche se noi siamo meno, loro sono 20.000, noi siamo la metà, però ci facciamo sentire, lo stadio è più raccolto, là lo stadio è più grosso, però loro si fanno sentire, quindi loro sfruttano il pubblico, sfruttano la verve e poi hanno delle individualità importanti, insomma Piontek, Bonazzoli o Dià che giocano davanti, hanno giocatori importanti, poi lo stesso Castanos a centrocampo, insomma pare che rientri Boinen. Dietro rientrerà Fazio, quindi insomma hanno giocatori anche importanti. Quindi se il mister però va avanti col 4-3-3, ecco che Verde è uno che giocando sulla destra offensiva, come ha giocato ieri, ti mette in difficoltà le difese avversarie, ma a quel punto hai tre offensivi e allora devi sfruttare il Giasi che ti viene a dare una mano, e soprattutto il Giasi da sinistra che ti viene a dare una mano,
E Holm sei costretto a metterlo terzino destro. Vabbè, comunque perché adesso Holm in questo momento non lo leggo. Stai un attimo anticipando un po' i temi, anche se c'è anche una domanda che ci chiedono. Mi piacerebbe sapere come mai Gotti cambia continuamente ruolo ai giocatori, ad esempio Holm basso, altre volte altro, poi ci sono i tre centrali che ogni tanto cambiano, forse perché da centrali difensivi ed esterni bassi. Forse perché vede gli allenamenti? No, questo nostro ascoltatore aveva una curiosità di capire il perché. Ho capito, ma lo provano una settimana in allenamento il giocatore in una posizione. Certo, no, ma lui chiedeva come mai c'è sempre questo spostamento. No, Holm non è che ha giocato prima dietro e poi davanti. Holm giocava quinto di centrocampo, che comunque gioca là e va a fare i cross e fa tutta la fascia, è vero, ma però è anche offensivo. E nel adesso 3, 4, fa nel 3-5-3. E adesso fa nel 3-5-2 e adesso fa nel 4-3-3 l'esterno alto, che normalmente gioca in maniera diversa. Ma se tu trovi il modo di far sì che Holm lì sia decisivo, ma perché non ci deve giocare? Ma il calcio a volte è più semplice dei moduli. Abbiamo qui un allenatore. I moduli lasciano il tempo che trovano, 3, 5, 4, 2, 1, poi la squadra come si mette in campo. Questo sono d'accordissimo con te. Se un giocatore ha delle qualità che deve fare. Cioè, anche prima qualcuno, mi sembra tu hai detto, Agudelo dribbla troppo. No, ho detto che può essere uno dei suoi limiti, che a volte magari passa il pallone un secondo dopo, ma è un limite che non è un limite, purtroppo. Il fatto di dribblare non è un limite. No, assolutamente, anzi. Ieri Sanca, ad esempio, ha fatto un'ottima partita dribblando all'inizio tutto. Esatto, ma va benissimo, perché vuol dire che è uno che ha delle qualità. Te l'hai viste le statistiche dei dribbling di Mbappé, quali sono? Cioè, su 10 dribbling, quanti ne fa? Penso che non lo so. Quanti ne sono efficaci? Ma nemmeno la metà forse. 3, 2? Però che non va sempre via, perché trovi anche l'opportunità di marcarlo in un certo modo magari. Allora, poi voglio chiudere con la partita. Stavamo parlando di calcio e ci interrompi così. Sì, vi interrompo un attimo così. Tua. Esatto, perché voglio chiudere il discorso cremonese, perché Fabri che ti sta stimolando, dice con tutto il rispetto, tornando al discorso arbitrale, non siamo a un corso di arbitri, meno male, perché se lo faceva l'altro il corso di arbitri eravamo a posto. Domenica non abbiamo vinto una partita alla nostra portata, non certo per colpa dell'arbitro. 3-4 punti prima della sosta, li faremo secondo voi? Scusa, ma nessuno l'ha detto che... Perché si vede che mi sa che ho un pochino le orecchie da sturare. Non t'arrabbiare, Enrico. Ho detto che l'arbitro ha fatto tutte le decisioni, ha preso tutte le decisioni giuste. Sono io quello che ho dato. Ho spiegato e lui mi dice che... No, non viene a dirlo a te. Sono io quello che diceva che il rigore, cioè che rigore andava dato. Il concetto è che era 1-1. E quindi poi c'era tutto altri sì. 75 minuti di partita. Scusate, ma il problema non è che ci diano un rigore in più a noi o che ci diano un fuorigioco in più o in meno. È che sia per tutti così. A volte abbiamo visto cose date a noi e non date ad altre squadre, questo mi fa incavolare. Poi, se la regola è per tutti, io non ho fatto un corso di arbitri, ho solo spiegato le cose che i giocatori dovrebbero sapere, perché i giocatori vanno a sentire gli arbitri. Tu hai dato ragione all'arbitro. I giocatori... Sul gol c'è poco da dire, hai chiarito che l'arbitro ha esplicato il regolamento. Posso anche dire, tanto non è una novità assolutamente, finite le interviste domenica, siamo usciti dalla sala stampa, c'era fuori il direttore Massia, gli abbiamo detto, ma il fuorigioco, umano, e Massia è stato chiaro, ha detto, no, lasciate perdere quei discorsi lì, lasciateli perdere, bisogna far gol nel calcio, quello che conta, lasciamo perdere gli arbitri... Una volta ti viene a favore, una volta contro. Speriamo che sia così, ovviamente, noi. Però, detto questo, ha ragione alla fine, perché se Maldini o Verde fanno gol alla fine e vinci 3-2, l'arbitro... Beh, infatti, era una delle domande che avevo fatto. Ma non c'entra nemmeno prima. Comunque, li facciamo 4 punti prima della fine. Ma poi, che domanda è? E io cosa sono? Indovino? Ti devi sbilanciare, fai conto. Devi sbilanciare. Abbiamo 5 partite, se non facciamo 4 punti, anche se le partite sono difficili, allora, credo che Salerno, Fiorentina. Io sono molto fiducioso che questa squadra, piano piano, Gotti sappia prendere le indicazioni migliori. Quando dicevo prima, lui è stato
chiaro anche in precampionato, quando gli si chiedeva ma giocheremo sempre col 3-5-2 o cambieremo sistema di gioco? Lui ha sempre detto, se io mi accorgo che la squadra soffre un sistema di gioco ed è più adatta a giocare con un altro, o il momento del campionato fa sì che io debba giocare con un altro sistema di gioco perché mi mancano i giocatori, e questo è uno di quei momenti, perché poi a nessuno gli viene in mente, parlando del centrocampo, che ci mancano comunque Kovalenko e Bastoni lì, che comunque sono due giocatori che hanno inserimento. Bastoni ha fatto due gol finora, cioè quindi è uno che tira in porta, che là c'è sempre, i famosi inserimenti di cui parlava Alessandro, che prova a fare Agudelo. A Agudelo gli manca solo di fare qualche gol in più. A quel punto è una mezzala perfetta, perché dalle mezzale offensive, quasi trequartisti, come va, perché Agudelo fa il trequarti praticamente, è la mezzala che si sbilancia di più rispetto all'altra, che viene a essere un po' più difensiva. E quando Agudelo va là a fare quasi... va a recuperare le palle, perché recupera tanti palloni, ecco, lui deve essere più bravo a essere più decisivo. Se diventa più decisivo è uno dei giocatori per noi più utili. Va bene, Enrico, ti do 2 minuti, però stavolta parità col Brescia. Pensavo che poi dobbiamo parlare della Salernitana. No, la partita col Brescia ha dato delle indicazioni. È chiaro che sono partite in cui l'allenatore fa giocare chi ha meno minuti e quindi mettere minuti nelle gambe, anche se ha voluto mantenere almeno al centro della difesa due certezze, perché Ampadu ha già due volte, già da domenica, anche ieri, che gioca nei due centrali. E Ampadu, come sappiamo, è un po' un giocatore, è il jolly, no? Può giocare esterno, può giocare centrocampo, può giocare nei tre dietro, nei due centrali. Lì Gotti sta cercando di sfruttarlo in tutte queste posizioni per vedere dove rende meglio, giustamente, perché poi un giocatore che il Chelsea ti dice meglio se me lo fai giocare dietro, ma non è un'imposizione, non deve essere un'imposizione, perché un giocatore se me lo presti lo faccio giocare anche all'attacco se voglio, se ritengo che sia forte all'attacco, perché sennò tutte le volte devo... che tu mi presti un giocatore devo dare retta a quello che mi dici. Però non te lo dice, siamo mica negli amatori, te lo dice la mia linea sul Masseta, te lo dice il Chelsea. Sì, d'accordo, ma competenza, no, allora che il Chelsea, proprio per la presenza di Gotti, che è un ex Chelsea, ci mancherebbe, e che conosceva già Ampadu e che quindi sa anche dove può rendere meglio, è ovvio che se il Chelsea lo chiede a Gotti, Gotti lo prende in considerazione sta cosa e sta cercando di sfruttare sulla linea difensiva al massimo dove può rendere meglio lo stesso Ampadu, che secondo me anche da difensore centrale nei due è uno che ha rapidità di pensiero, anche è bravo coi piedi, quindi palloni ne perde pochi anche in quella zona di campo lì, perché poi tante volte lì bisogna ripartire bene, perché sennò se perdi palla lì dove a volte è il fulcro, se perdi palla al limite dell'area ti fanno gol. Quindi lui e Kivior ieri hanno giocato centrali, poi da una parte ci ha messo Ferrer, che è rientrato dopo tanto tempo e che quindi si spera ovviamente che piano piano diventi sempre più importante per la squadra, perché è un giocatore comunque che ti può coprire diversi ruoli, ti può fare il terzino destro, ti può giocare sulla sinistra. Il centrocampo diciamo che è stato era tutto nuovo, perché Sala con Ekdal davanti alla difesa, Sala da una parte e Ellerson dall'altra parte. Ellerson buona gamba, però deve cercare anche lui di essere più, come dire, più decisivo. Invece a volte si fa prendere un po' dall'inesperienza del giocare in quel ruolo, perché lui poi dopo l'anno scorso ha giocato poco in B, adesso è catapultato in un campionato di Serie A, non è così semplice, no? Aveva giocato con la Lazio, partita difficile, e poi davanti chiaramente un tridente puro con Sanca da una parte al posto di Giasi teoricamente, Strelec centravanti e Verde sulla destra. È chiaro che quando lo Spezia riusciva a dialogare con quei tre là davanti metteva in difficoltà la difesa del Brescia. Sono bastate 2 o 3 triangolazioni al limite dell'area per fare il primo gol di Strelec. Poi diciamo che un po' il mister l'ha definita poca voglia di giocare e di divertirsi a centrocampo, no? Perché se l'è presa col centrocampo, perché poi non è riuscito nel dopo il vantaggio a gestire la partita come andava gestita contro una squadra di categoria inferiore.
Ma c'era da considerare che il Brescia correvano tutti, perché poi normalmente anche gli altri mettono qualcuno che magari gioca meno e quindi vuol farsi vedere e gioca magari 200 all'ora. Poi magari questa corsa la paghi dopo, nel secondo tempo. Però intanto lì nel primo tempo che si giocavano forsennati e qualcosa hanno creato, qualche situazione, anche perché davanti qualcuno di bravino, il Brescia ce l'ha, e ha dovuto fare un paio di palate Zut, però poi lo Spezia appena accelerava, nel secondo tempo ha fatto il secondo gol con Verde da fuori area, e pur avendo precedentemente Zut fatto una parata difficile per salvare l'1-0, e poi diciamo quando sono cominciati i cambi, che il Brescia ha inserito qualche giocatore più giovane anche loro, noi abbiamo fatto esordire Scher per la prima volta quest'anno, è entrato di nuovo anche Beck, 17 anni, quindi il mister ha fatto un po' giocare anche loro, però ecco, diciamo che Maldini ieri non c'era perché aveva avuto un problema intestinale, però per fortuna oggi si è già allenato, quindi sarà presente a Salerno, non ha potuto giocare, Sanca è andato molto a strappi, però ha dimostrato di essere uno che quando ti punta, probabilmente molte volte rischia di saltarti se è nel periodo di positivo della partita. Sia lui che Strelez per lunghi tratti della partita si isolano, cioè non li trovi più, anche se li servi non riesci a trovarli, e lì questi giocatori devono migliorare questo aspetto, perché tu devi essere presente in tutta la partita, perché chi scrive... Mi fa piacere che noi abbiamo diversi che possono segnare, no? Anche Maldini è un prospetto che tecnicamente, insomma, chi lo discute? Però anche lui deve essere più efficace, perché a volte magari prova la giocata. È vero che la giocata a volte ti smarca, però la giocata a volte ti fa perdere anche la palla. Quindi noi abbiamo giocatori bravi davanti, ma che devono imparare che per giocare in Serie A e per essere efficaci bisogna essere sempre tutti i 90 minuti. Vi siete mai chiesti, dico alla gente a casa che critica Jasi, come mai Jasi gioca sempre con tutti gli allenatori, sempre con tutti gli allenatori da quando è venuto qua? Lui ha sempre giocato titolare, o sbaglio? Quindi vuol dire che c'è qualcosa di diverso in Jasi rispetto agli altri, no? Jasi riesce a essere in partita anche 90 minuti, magari fa una partita non eccelsa, però c'è sempre. C'è sempre sia in fase difensiva che in fase offensiva. C'è certi giocatori invece che spariscono a un certo punto. Vabbè. Allora, invece... Vabbè, sembra quasi come dire, vabbè, lo dici te. No, che ti avevo dato 2 minuti, ne hai fatti 4 e mezzo. No, vabbè, alla fine è venuto un altro gol di Strella su azione di Holm, allora... che ha fatto vedere che quando entra è decisivo anche in queste partite qua, perché entra con la testa giusta, e questo è importante per un giocatore. Perché questo ragazzo ha 22 anni, non ce n'ha 50, e è il primo anno che gioca in questi livelli, perché in Svezia il campionato svedese o danese non è che giocava nel campionato danese, cioè con tutto rispetto, no? E giocare in Italia e essere decisivo è un altro conto. Su azione sua fa un altro gol Strelez, molto bravo, diciamo, ad intuire dove andava la palla, però ripeto, tutto bene, ma... Perché questi giocatori diventino giocatori, ci vuole uno step successivo. Anche il modo di colpire la palla con quella specie di esterno che ha dato una leggera sferzata verso, diciamo, la sinistra del portiere al pallone sul gol di Strelec, è un'attitudine a segnare, cosa che altri non hanno. No, ma lui in area di rigore è bravo. Non è facile. Devo fare una battuta. Lui in area di rigore è bravo. Non la faccio, sennò terra. No, se no dico una cosa. Mi devi sempre mettere di mezzo. Sarà, visto, si è arrabbiato prima. Allora niente, non le faccio. Con la faccia. Vabbè. Niente. Invece andiamo a parlare un po'. Iniziamo a parlare della partita di sabato prossimo. Quindi fra poco siamo alla 24 ore se continuiamo. 24 ore, è un'ora che siamo in onda. Esatto, ma se continui a parlare arriviamo a 24 ore alla partita. Allora, invece, diciamo che la prima cosa da dover sottolineare a questo punto è che lo Spezia deve conquistarlo, sto primo punto, almeno fuori casa, che fino adesso 0 punti in trasferta, e questo è un po' il fatto negativo. Forse qualcosa che manca nella classifica, poi. La Salernitana, nell'arco di queste prime partite, ha avuto alti e bassi.
non è stata una squadra costante, nonostante l'avversario che aveva di fronte. Quindi io ritengo che una partita ben affrontata ci possa aspirare comunque ora, anche di più a un di un pareggio, che comunque è comunque un punto. Certo. È tutto da giocare, da vedere, da come si riesce a affrontare, quali sono i giocatori che vengono schierati in campo. Ce n'hanno infinità, tutti di livello. C'ero quel centrocampista di colore in mezzo al campo che io l'ho visto giocare un paio di volte, è di una potenza incredibile. Ulibali. Scusa, non mi ricordavo il nome. Oh, tranquillo. Lo stesso davanti, c'erano il mitragliere, insomma, c'erano quell'altro ragazzo di Mitragliette. colore, c'è Piontek, lì, Piatek. Pionte. È una squadra che è sicuramente come organico superiore allo Spezia. Ci hanno portato anche via anche uno dei pezzi migliori, che è Maggiore. il nostro maggiore. Però ti ripeto, io sono convinto che la squadra dello Spezia possa affrontare sicuramente quelle del suo livello con pari armi, con pari opportunità e strappare un risultato positivo da qualsiasi parte. Non c'è una regola. Cioè, ci sono determinate partite che fai un gol e la partita finisce 1-0 per l'avversario, fine. Cioè, capisci? Magari non riescono a segnare, prendono il palo di traverso e finisce 1-0. Magari Certo. non meritavi di vincere, però hai vinto. Quindi non escludo a priori niente e ritengo che questa squadra, che è in continuo miglioramento, in continuo crescendo, possa aspirare a qualsiasi risultato, almeno su questa partita. Poi se vuoi che vada avanti ancora di una, sono convinto ancora di più di quella che verrà, che Quindi alla è la fine, tua se vuoi che Fiorentina. vada avanti, alla fine i 4 punti li abbiamo già risolti, visto? Cioè, per come la vedo io, ci Volevi saranno farli tutte in 5 partite, fai la 4. Fiorentina, secondo me, c'ha i due esterni che sono fortissimi, davanti è spuntata. Jovic non gioca, ma non praticamente come gioca. Adesso è fortunato, bisogna vedere. Adesso è Cabral, fortunato quello. infatti è infortunato, e Cabral praticamente, tra l'altro non ha azzeccato, non ha ancora fatto vedere di quello di cui è capace, cosa che Quella da è ancora vedere. da vedere. Beh, comunque sono giocatori che ha pagato un sacco di soldi. No, è vero, è vero. No, vabbè, Sottil e Ma Nico dico González sono Rodriguez dei quando la fenomeni. paga 28 30 milioni anche 30 Rodriguez, vuol dire, cioè, stiamo parlando di giocatori. milioni. Vabbè, Rodriguez, poi diciamo che C'è praticamente può anche ragione. valere di Ma quella io, cifra lì. no, dico, ma Però non gli gli sto, altri non lo sta facendo due vedere adesso. Kwame, che doveva andare via, è quello che sta è quello che giocando, sta facendo, che gli meglio. sta risolvendo i Perché fa problemi. difesa, Vabbè, ma attacco, attacco. questo adesso con la Fiorentina ne parliamo. Vabbè, ritorna anche giovedì prossimo a Giovedì parlare della prossimo, adesso Fiorentina. abbiamo già No, anticipato, lui ci ha perché detto, magari la siccome tu trasmissione non qua avevi risposto a non quello mi chiama. precedente, lui ha risposto a quello precedente. I 4 punti li facciamo nelle prossime Hai due. visto? E io non mi sono Non ti sbilanciato. sei Se no, Ma io non mi sono sbilanciato. No, non si è troppo sbilanciato, ottimista, troppo però ci ottimista. possono. Io credo che sia una squadra che può aspirare. Fino a quel livello lì, cioè le squadre che sono anche 4-5 punti sopra. Ecco, adesso Ora l'importante io la sarebbe classifica questa. non me la ricordo. Effettivamente, Enrico, la Salernitana, adesso ne aveva un po' anticipato anche Alessandro, diciamo che è una squadra che è partita anche con ambizioni molto superiori, stare nelle prime 10 in classifica. Diciamo che Nicola si sente sempre queste voci, ora magari dopo la vittoria al 90esimo contro il Verona si era un po' ristabilito, poi c'è stata la sconfitta di Milano, però altre voci dicono che potrebbe essere di nuovo a rischio Guarda, allora, domenica prossima in caso di sconfitta. Iervolino era forse, non so, mi dava noia del fatto che Berlusconi e Galliani dicessero che loro facevano una squadra al decimo posto e l'ha buttata là anche lui, no? Ho speso tanti Tutti al soldi decimo posto, anch'io, qualcuno retrocederà. tutti questi soldi li ha spesi anche perché ha venduto bene il giocatore più forte che avevano l'anno scorso all'Atalanta. E ha speso questi soldi che ha preso dall'Atalanta per comprare altri giocatori, quindi non è che poi abbia speso chissà cosa. Se io vendo un giocatore a 30 milioni, con 30 milioni mi ci rifaccio la squadra, va Ho speso 30 milioni, bene però alla così, fine non ho speso no? niente. Cioè, va bene così. Certo. No, nel senso che se sono bravo a comprare giocatori, quindi per fare un esempio, Dia, che è l'attaccante che ha preso, se fa 15-17 gol,
hai comprato un giocatore a 10-12 milioni di riscatto che avrà se lo riscatta, perché è in prestito per ora. Però se poi lo riscatterà e le paga 12 milioni, se ha fatto 17 gol, tanto di guadagnato. Per dire, se Nzola fa 15 gol, Nzola lo Spezia l'ha pagato zero, quindi no, tanto di guadagnato. No? Adesso il problema di Nzola è che è scadenza del contratto, vedremo poi cosa succede, ok? Però è un ragazzo che, come sappiamo, l'anno scorso si è un po' isolato lui, Motta non lo vedeva e va bene. Loro hanno fatto degli investimenti, è vero, anche Maggiore è un investimento, anche se l'abbiamo mezzo regalato, diciamo così, perché poi alla fine, no, quando il giocatore vuole andare via, te vuoi venderlo a tutti i costi, titin e titon, alla fine, cioè, l'abbiamo qualcuno quasi svenduto, gioca, no? Domenica. Come? Qualcuno ci ha già chiesto se gioca domenica. Visto è rotto, poverino. No, se l'ho rotto, cioè, è infortunato. È infortunato, è rotto per modo di dire, nel senso che si è un eufemismo per dire che non gioca, no? Non è che è rotto per tutto il campionato, per fortuna è solo per lui uno stiramento, però non c'è, fortunato. No, non c'è, però questo non vuol dire, loro hanno altri giocatori buoni. No, vabbè, era una domanda, avevo già visto questa domanda, ma la sono giocata no, subito. Loro avevano Boinen che l'anno scorso ha giocato bene, è stato uno dei migliori a centrocampo, anche se il migliore era quello che è andato all'Atalanta, ripeto, anche perché è stato pagato bene. Ma detto questo, è chiaro che Iervolino, quando ha cominciato a parlare di posizioni, è chiaro che Nicola va in difficoltà a livello di allenatore, perché se un presidente pretende e tu non sei nella posizione che vuole... Nicola predica sempre che è una squadra che si deve salvare. Lui giustamente dice che è una squadra che si deve salvare, secondo me ha ragione, perché è vero che ha qualche elemento di qualità, però fai presto a rimanere laggiù, perché abbiamo dietro di noi squadre che sono tecnicamente anche forti, no? Il Bologna... tecnicamente, se guardi la rosa, è vero che ha perso 3 o 4 giocatori importanti, però è una rosa che Arnautovic, questo, quell'altro, Orsolini, dici, ma questi davanti sono forti, sì, prima, mezzo, poi più o meno, prima o poi usciranno dalla... Forse dietro non sono eccelsi, però è una squadra che potrebbe uscire, poi bisogna vedere se riesce, adesso certo. Sta vincendo 1-0 col Cagliari stasera, ma non è quello. Bisogna vedere se riesce a uscire. In teoria anche il Verona, anche se ha perso ha perso tanti giocatori, non li ha comprati, il Verona lo sapevamo, lo stesso Setti ha detto dovremmo soffrire quest'anno, perché anche lui più di tanto non ce ne mette. Però deve riprenderseli e poi forse riinveste un po'. Però anche contro il Milan non ha fatto... No, però anche il Verona è una buona squadra. Ma secondo me tante squadre là in fondo potrebbero fare su e giù. Cioè non è che adesso a un certo punto... Il Lecce sembra abbastanza solida perché non prende tantissimi gol, però fa fatica a farne tanti. E allora siamo sempre lì, no? Rimane lì. Sono quelle squadre che bisogna vedere se... La Cremonese per ora ha vinto una volta sola, ma metti che registra un pochino di più la difesa, magari fa un pochino di meno... Insomma, le partite da vincere sono le solite, quelle fra di loro. Ma certo, cioè, non puoi davvero andare è chiaro a che vincere. Per noi è uno scontro diretto. Oppure la Juventus che regala... E poi, ripeto, secondo me è uno scontro diretto più questo che non quello col Monza, perché io il Monza lo ritengo superiore a questi qua, ok? Perché ha giocatori di uno step ancora successivo, ha giovani forti, e giocatori già affermati, Monza, che quando diciamo giocheranno che tutti Monza è quello da decimo posto. Come si deve, già ieri sera si è qualificato in Coppa con un gol di Petagna contro l'Udinese, Petagna che finora praticamente non ha giocato, e Petagna fino a prova contraria è uno da 15 gol in Serie A, 13-15, cioè, se gioca da sempre, da doppia cifra. Se gioca sempre, sta se bene. Sta bene, però dico io, c'è un... come mai mi è andato via i colori qua? Quindi Candrea, detto no? Questo, ci sono tante squadre laggiù, no? Col quale noi ce la giocheremo, però ripeto, vedo più, sono venuti tutti dei colori strani, bisogna che vedo cosa è successo, però ripeto, io quello che voglio dire è che in questo momento non si può ancora sapere, perché il vero campionato inizierà da gennaio, cioè ora noi facciamo solamente un discorso di generico sul campionato. Quindi ti do subito un assist, come dice un nostro ascoltatore, dopo tutti questi discorsi a gennaio vanno presi una punta, un centrocampista e un difensore. Sì, vabbè, cambiamo tutta la squadra.
No, un appunto, un centrocampista difensore. Allora, quello che verrà preso... I famosi tre che chiedeva... Allora, il discorso è questo. Tanto, vabbè, uno gli è arrivato, perché Ampadu sì, gli è arrivato. Quindi ci vogliono io un centrocampista. Io penso che difficilmente in difesa prendiamo qualcuno, a meno che non almeno per quello che... in difesa io penso che ne abbiamo parecchi di giocatori, di tutti i tipi. Ora che poi sono tornati Amiano e Ferrer, secondo me abbiamo, ieri ad esempio Ristov ha fatto il terzino destro, lo ha cercato di fare tranquillamente, ce lo mette diverse volte, terzini destri ne avremo tre o quattro, cioè magari ci manca qualcuno a sinistra ora che ci mancano due sinistri, però io penso che dire adesso al direttore che sa bene meglio di noi chi potrà comprare, chi non potrà comprare, chi deve comprare... Non era una domanda al direttore, è una domanda rivolta a noi. No, domanda a noi, la domanda a noi, se fosse per me ne compro 10 e divento una squadra da primi 7-8 posti. Due giocatori però spendo 100 milioni. Però i due giocatori si possono anche comprare, visto che erano stati chiesti tre alla fine del mercato, sì, ne è arrivato ma uno. Ma quello certo, ma è rimarrebbero possibile. Due. Però ricordiamoci che il mercato di gennaio è sempre un mercato di riparazione. Certo. Non è che noi a gennaio possiamo rifare una squadra, va corretta la squadra che hai. Esatto. Quindi se sarà utile un Vincenzo là, probabilmente si andrà su un Vincenzo là. Ci sarà bisogno ed è per questo che questo. Io insisto che più di un Vice Zola ci vuole una spalla di Zola. Sì, ho capito, ma le altre sono tutte seconde punte ora o esterni d'attacco. Vedi che se ti manca Zola, quello che fa il centravanti, come lo fa in Zola, chi è? L'unico che può farlo un pochino è Jasi come movimenti e come spalle alla porta. Ma perché devi giocare per forza con la punta centrale che gioca a spalla alla porta? Cioè ci sono un altro milione ho capito. Di... Allora cioè adesso abbiamo questo giocatore allora qua. Allora prendo Felipe Anderson, Pedro e cose e mi metto a giocare veloce come la Lazio. Cioè ora te hai questo giocatore che ti fa questo genere di gioco e giochi in quella maniera lì. Ok? E va benissimo. Puoi fare anche un 4-4-2 con Zola. È una seconda punta che gli sta vicino, no? Però ovvio, non cambiamo troppi moduli. Aspetta, perché no, sennò va benissimo quello che dice il mister. Ma non è mica detto che facendo un 4-3-3 si devi per forza avere Nzola che fa da perno centrale. Chi l'ha detto? Puoi avere un attaccante brevilino che entra dentro e gli arrivano i palloni lo stesso. Ma quando tu sei abituato a far sì che tante volte la palla non passi dal centrocampo e venga lanciata sulla punta, cioè le squadre che giocano e che hanno un attacco che può giocare di brevilini ai quali non lanci mai la palla lunga è la squadra che a centrocampo è in grado di palleggiare meglio degli avversari. Infatti per questo che sto ragazzo allora qua... dobbiamo diventare più bravi degli avversari a palleggiare a centrocampo prima di pensare di poter fare questo ragazzo parlava di un centrocampista e di una punta ho capito cioè un centrocampista Enrico, andiamo... puoi cambiare le caratteristiche vi devo interrompere perché sennò ripeto arriviamo a 24 ore dalla partita andiamo a vedere invece andiamo a vederla, vai la formazione. Se no te la abbiamo faccio parlato vedere, di calcio, capisco che ti abbiamo messo un po' di difficoltà. Ho capito, ma non so cosa dire. Guarda il tempo. Va bene, andiamo velocemente alle formazioni. Allora, per quanto riguarda la Salernitana, arrivano notizie, diciamo, di un come dicevi te, di comunque Nicola sempre un po' sulla graticola. Allora lui potrebbe andare sui giocatori più, diciamo, quelli più di esperienza, che magari non le falliscono questo tipo di partite, più abbandonando magari qualche giocatore un po' più giovane che in questo momento ha fatto delle partite un po' altalenate. E visto che sono rientrati sia Radovanovic che Boinen, potrebbero essere entrambi schierati, anzi ha recuperato anche Fazio, quindi Boinen diciamo sta salendo di condizione, Fazio e Radovanovic hanno recuperato, quindi potrebbero essere loro ad andare a comporre il tridente, i tre della difesa con Jomber, appunto Fazio e Radovanovic. Sarebbe una difesa non particolarmente veloce, però per contrastare lo strapotere fisico di Zola, uno come Fazio, che a quel livello lì diciamo è importante, quindi loro puntano a recuperarlo appunto per farlo giocare contro Zola. Per quanto riguarda il centrocampo, favorito Boinen dal primo minuto con Koulibaly e probabilmente Castanos.
e quindi c'è chi fa interdizione come Koulibaly, c'è chi invece è più bravo anche in fase propositiva come può essere Castanos, che è un giocatore che è anche un trequartista, quindi fa un po' quel ruolo della mezzala che va a inserirsi per dare una mano alle due punte, che potevano essere o Bonazzola e Dia, perché Piontek non è andato benissimo nelle ultime partite, soprattutto nell'ultima con l'Inter, però diciamo che la soluzione potrebbe essere anche Piontek e Dia, e quindi diciamo che se la giocano Bonazzola e Piontek. Sugli esterni i titolari verranno lasciati loro, come sono sempre titolari, che sono Candreva da una parte e Mazzocchi dall'altra. Questo dovrebbe essere con sepe in porta. Questa è la Salernitana, un attimo che finisco con lo Spezia. Lo Spezia io l'ho schierato con lo stesso sistema e con gli stessi giocatori della partita con la Cremonese. Però bisogna capire, visto che il mister ha detto qualche aggiustamento, può darsi che lo faccio, se saranno questi aggiustati, tra virgolette, oppure se il mister sceglierà qualcos'altro. Perché è ovvio che Nicolao terzino sinistro ci prova a spingere, ma non spinge tantissimo. Però diciamo che questa squadra, così com'è, potrebbe anche ruotare adattandosi agli avversari. E perché? Perché praticamente Ampadu, Caldara e Nicolao alla fine potrebbero essere i tre centrali con Kivior che li protegge davanti. E poi diciamo che Amiens potrebbe, insieme a Olmo, potrebbe giostrare sulla fascia destra. Jasi, se c'è bisogno di dare una mano, scende a sinistra come ha fatto in altre partite. Con ovviamente Agudelo che a quel punto sale un pochino e a dare una mano più da vicino a Nzola. Cioè, nel 4-3-3 di questo schieramento c'è una possibilità di ruotare, di spostarsi. Questo per far capire che poi i sistemi li cambia a seconda di chi c'hai davanti, Verde non ce lo vedi di quale avversario. da Verde ha titolare. giocato 90 minuti mercoledì e veniva da un periodo di inattività. Io penso che il mister gli abbia fatto fare 90 minuti per fargli recuperare la forma, ma titolare in una partita così delicata fuori casa non ce lo vedo, onestamente, anche perché Holm ti dà quella possibilità anche di coprirti sugli esterni offensivi loro, che vengono molto. Ed è un giocatore Io che. ti lancio una No, provocazione, ma non la devi lanciare a me, io io lo ho metterei al solo. posto di Giasi. Te Come? dici che Giasi non è sempre titolare, io lo Giasi metterei al posto normalmente. di Giasi ha Giasi. riposato. Verdi ha giocato 90 Lo minuti. fai. Giasi ha riposato, diceva difficile che giochi Lui va sul Verde al sicuro, posto di Giasi. ma che con Giasi mica va. vai sul Il sicuro, perché capitano è fa difficile che sicuro lo lui. tiri fuori. Cosa c'entra? Vabbè. Chiudo. Perché tutta È questa. perché c'ho furia. No, ma non ce l'ho con te, dico, tutta questa. Adesso è vero che Jasi è un po' che non segna, però insomma Vabbè, Jasi è ma infatti importante. ti Mica perché non stanno segna. No, ma non ce l'ho stimolando con con delle te, dico in domande. È una generale. provocazione, Ho cioè sentito un provare. po' di critiche, no? Ma a gara in corso, qua, poi se Olmo può Certo. andare a fare il terzino e metti dentro Verde se devi recuperare la No, partita ma era per o se la vuoi mettere. Ma per vincere. mettere un po' di pepe con Allora, Agudelo e Verde insieme. velocemente, abbiamo la schedina. Poi abbiamo da Quello presentare casa anche. lo vedremo probabilmente, il 4-3-3 più offensivo No, lo niente, vedremo in casa. presenta. Ah, sì. Ora, vi volevo parlare di un libro che trovate nelle librerie del collega Andrea Catalani, lo vedete qua, Mondiali mi manchi, Mondiale mi manchi, l'Italia e le altre grandi assenze nella storia del campionato. Allora, praticamente in questo libro si vanno un po' a ripercorrere tutte le grandi delusioni, no, della storia del calcio, delle mancate qualificazioni ai mondiali, quindi di tipo l'Uruguay dopo il 74, oppure addirittura la nazionale inglese che, pur essendo una nazionale che fino a prima della guerra non partecipava ai mondiali perché si ritenevano superiori loro, no? Hanno cominciato a parteciparci dopo, no? Come se giustamente loro avevano inventato il calcio, non erano che andavano a fare i mondiali con gli altri, cioè, che discorso è? Poi però anche per loro nel dopoguerra c'è stata, da quando hanno cominciato, diciamo, a frequentare i mondiali, ci sono state volte che non si sono qualificati, tipo la Cecoslovacchia nel 78 o la Spagna diverse volte anche, quindi
Insomma, in questo libro vengono ripercorsi, ovviamente si parla anche dell'Italia, della delusione delle ultime due non qualificazioni, però vengono ripercorsi, diciamo, molti di questi casi di nazionali importanti che non si sono qualificate. Sempre, se vi interessa invece l'argomento calcio, sempre di Andrea Catalani, il calcio se 70 anni di ipotesi e congetture, questo è il libro dell'anno scorso, dove parla invece di se si fosse successo una cosa invece che l'altra, magari se avesse giocato Tizio invece che Caio, magari questa partita sarebbe andata in maniera diversa. Ripercorre, qui parla di tutti, di non solo dell'Italia, ma di tantissime cose in giro per il mondo che si sono verificate in un modo. Se non si fosse disputata a Wembley la finale del 68, ma non lo so, forse il gol avrebbero visto. Il non gol avrebbero visto, invece hanno visto il gol. Vabbè, comunque, va bene. Detto questo, insomma, libri molto interessanti di Andrea Catalani in libreria. Allora, abbiamo la schedina. È sceso il gelo in studio. C'è. Dunque, pronostico 11ª giornata del campionato di Serie A, Luigi Arpe, presidente del club Romito. Allora, Atalanta-Lazio 1, Bologna-Lecce 1, Cremonese-Sampdoria 2, Fiorentina-Inter X, Juventus-Empoli 1, Milan-Monza 1, Roma-Napoli 2, Salernitana-Spezia 1X, Sassuolo Verona 1, Udinese Torino 1. Nel turno precedente le Aquile di Rio Maggiore hanno totalizzato punti 6. Bene, c'ho un'ultima domanda, la faccio ad Alessandro, te non puoi intervenire. Bisogna dare spazio a Strelec, è lui che può giocare al posto di Nzola o accanto a lui? Cosa dici? Cosa dico? Io, per il calcio che ho in testa io, sono favorevole a giocare con due punte. Quindi non credo se che giochiamo uno, a tre? Che uno, se giochiamo a tre parlo davanti di due punte centrali, quindi Ho capito, ma se gioca con 4-3-3 non ce l'hai. Io sto parlando del calcio che vedo vabbè, io. Per il calcio che vedo io mi piace giocare quindi torneresti al 3-5-2, diciamo. Quindi ritengo che dovrebbero, cioè per come la vedo io, rifare giocare insieme potrebbero essere una soluzione. È chiaro che non entrerò mai nella testa dell'allenatore, nelle scelte che fa. Era una domanda. Non li vedo uno che sostituisce l'altro. Esatto. Va bene. Bene, siamo giunti in chiusura. Grazie Enrico Lazzari. Vi vedete grazie domenica. No, sabato dopo le acque. Sabato. E giochiamo sabato alle 15. Esatto, fra 24 ore. Grazie ad Alessandro Metti di essere intervenuto. Magari la prossima volta parliamo un po' dei tuoi bambini. Farebbe piacere. Va bene, grazie a tutti, ci vediamo giovedì prossimo. Buonanotte. Arrivederci. Buonanotte.